George, sei occupato? Sto finendo il mio porto. Lo vedo che bevi. Mi dai una mano, per favore? Grazie dell'aiuto. Hai intenzione di stare lì seduto bene tutta la sera? Sì, ho bisogno di prendermi una mano. Lo sapevo che non potevo contare sul tuo aiuto. Che palle! 2 ore di ritardo, alla fine cosa ti tira fuori? Una scusa ridicola. Almeno si poteva inventare qualcosa di più plausibile, no? Ecco, queste sono cose che mi fanno incazzare. Su, dai, George, sono rimasti imbottigliati nel traffico. Può succedere. Si sono scusati. Ma che piacere. Ma l'ha scoperto adesso che a quest'ora c'è traffico? Sono 40 anni che abita qui. Ormai dovrebbe saperlo, no? A Parigi c'è traffico. No, no, tu non capisci. Quando si è famosi come lui, essere in ritardo è quasi d'obbligo. Fa molto snob, eh. Uno stile di vita. Si ritarda, poi all'improvviso il divo appare sulla scena. Tutto calcolato. Ma di sicuro la star sul lavoro è puntualissima. È con noi poveri mortali che si comporta così. Mettila, George, poi non sono 2 ore di ritardo, soltanto 1 ora e 15. 1 ora e 22 per la precisione. La tua reazione è sproporzionata. No, no, sono affatto d'accordo. Non è sproporzionata. Guarda che io sono una persona molto accomodante. Non sospirare come se ti avessi a che fare con un bambino. Lo sai molto bene che io sono molto più rigido di te su queste cose. Sì, come un manico di scopa. Meglio essere un manico di scopa che uno zerbino da calpestare. Senti, George, non puoi vedere tutto bianco o nero, ci sono anche le vie di mezzo. Perdo il mio tempo a parlare con te di queste sciocchezze. Vado di là. Bravo, bravo, vai di là. Guarda. Ma lo sai che sei stronzo? Quando ti ci metti sei proprio stronzo, mi dispiace dirlo, ma anche Martina è d'accordo con me. Adesso metterai sul muso, comincerai a criticare tutto e tutti. Guarda che stai già cominciando a rovinare la serata. Loro arrivano con 2 ore di ritardo, sono io che rovino la serata. Vabbè, allora qui il mondo va alla rovescia. Se poi non esageriamo, ma c'è nulla di catastrofico, non è un problema irrisolvibile. Avranno semplicemente pensato che ho accusato il colpo, sai? Il fatto di rivederla per me è uno shock affettivo. E poi scusami, ma sono io che sono arrivato in ritardo. E tu abiti qui, e poi mica eravamo ad aspettare sotto la pioggia. Eravamo in salotto, tranquilli fra di noi. Eravamo morti di fame. Morale della favola, io mi sono ingozzato di pistacchi fino a scoppiare. E Charlotte? Non sei contento di rivederla? Lei sì che avrà trovato strano il tuo comportamento. Anch'io una volta trovavo strani i suoi comportamenti. Quindi? Sì, lo so, lei conta ancora molto per te, ma sarebbe il caso di darci un taglio. Non sei d'accordo, George? Io faccio quello che posso. Più di così non riesco. Vado di là a portare questa roba, così chiudiamo qua questa conversazione. Sì. E io me ne vado un po' in terrazza a prendere un po' d'aria. Ah, ti nascondi? No, avevo caldo, ho preso un po' d'aria. E ora va meglio? Sì, passato. Non ci siamo nemmeno salutati. Che cos'hai? Non mi aspettavo di trovarti qui. Jacques non ce l'aveva detto. E che ormai faccio parte dell'arredamento. Mi confondo coi mobili. Dormo in salotto, Jacques mi sta dando una mano. È gentile da parte sua. Sì. Ho visto che scrivi ancora. Che cos'è? No? Un racconto tempo fa. Sì, io scrivo sempre. E tu come va? Bene. Lavoro troppo, ma per il resto tutto bene. Oh, lavorare troppo per scrivere. Io invece lavoro troppo poco per questa situazione. Che quindi io proprio non riesco a scrivere. Voi arrivate in ritardo a tutti i vostri appuntamenti o soltanto a quelli che non sono importanti? Perché dici così? Curiosità. Non c'entra niente l'importanza degli appuntamenti. Siamo rimasti bloccati nel traffico, può succedere. E comunque ci siamo scusati, io non so che cos'altro dire. Mi danno fastidio le persone che arrivano in ritardo. Mi rovina l'umore e poi ci vuole tempo prima che mi passi. D'altro lato, ci sono cose a cui è più sensibile. Capisco. Mi dispiace.
E Charlotte, sono contento di vederti. Sei diventata una donna di classe. Sì, bastava solo aspettare. E che cosa hai pensato di quello che ho scritto? Cioè? Il racconto. Ah! No, lo dico tanto per dire, per curiosità. Molto bene. Se non ricordo male, era una storia un po' tragica, no? Estremamente. Estremamente tragica, perché così. D'altra parte, non passo la mia esistenza saltando da un parte all'altro. È sempre così facile parlare con te. Ah, bene, vi siete ritrovati. E tuo marito sta raccontando una storia. Tutti sono piegati in due dalle risate di là. Ah, volevo dire, complimenti, George. Ti sei fatto riconoscere. Ti ringrazio. Francamente, non mi sembra questo il modo di comportarsi quando c'è un ospite. Allora andrò a scusarmi, Martina. Gli reciterò una poesia di benvenuto. Sono sicuro che l'apprezzerà. È fuori di testa, eh? È peggiorato, lo sai com'è? Non c'è possibilità che migliori. Vuoi che ti do la mano? Oh, certo, mi faresti un piacere. Di solito non sono una persona apprensiva o ansiosa, ma stavolta. E non avevamo notizie, ci siamo preoccupati. Alla fine abbiamo anche pensato se sareste venuti o no. E allora, sai com'è? Ci siamo messi a sgranocchiare qualcosa così per ingannare il tempo. Avevo portato un enorme banco di pistacchi. E io vado avanti con i pistacchi, potrei mangiarne a chili. E con George, con Jacques, che continuava a ripetere: smettetela, vi costerete l'appetito. E George, che non si diverte mai con niente. Lo conosci, no, George? Non c'è granché che lo diverta. George, è George. E io non so se te lo ricordi. È comunque un vero scorpione. È lo scorpione sputato, George. Un vero scorpione, cioè? È il peggiore dei segni. Ho appena letto un capitolo su questo, eh. È veramente un segno spaventoso. Io so, per esempio, che non sopporto gli scorpioni. E tu di che segno sei? Disgraziatamente scorpione. Addio. Sì. È vero. Ma attenzione, chi è ascendente? Credo scorpione. Ma lo vedi? Ma si compensa la vicenda, eh? Cioè, avere lo stesso segno come ascendente compensa l'altro. Cioè, per esempio, gemelli, non è che fa quattro personalità, capisci? Comunque non ne so molto, però ci credo parecchio. Sai, lui ha avuto una telefonata che è durata un sacco di tempo, proprio all'ultimo momento. Non riusciva mai a riattaccare. Il telefono per questo è terribile. Io sono, lo capisco perfettamente, perché io sono una vera drogata del telefono. Non so cosa fare senza il telefono. È veramente un'invenzione iper geniale. Certo, sì, è indispensabile. Però a volte è anche un po' invadente. Sì, ma con il mestiere che fa tuo marito, poi... Voi due dovete essere iper sollecitati. Certo, iper. Sai, è buco rivedersi dopo tanto tempo. E non siete assolutamente cambiati. Tu sei cambiata. Ah, sì? L'ha detto anche George. Ah, ecco, per una volta sono d'accordo con lui. Ma quanto tempo è? Un'eternità, no? Che non ci si vede. Credo 10 anni, ecco. Sì, una vita. Un sacco di tempo. C'è stato il tempo di percorrere un bel pezzo di strada. È un ciclo. Io credo molto nei cicli, sai? 10 anni si dice che è un ciclo. Io credevo che in astrologia un ciclo fosse di 7 anni. Ma... No, certo, ma sai che 3 più 7 fa 10. 3 è un ciclo. E insomma, ci sono un sacco di cicli in ogni modo. Sembra buono quello che hai preparato, un buon odore. Ho fatto del merluzzo. Mi sono detta che era meno alla moda, ma insomma molto gustoso. Veramente molto gustoso. Scusa, non è che si sta brustolendo un po' troppo là? Oh no, ci metto un sacco di tempo, guarda, odio questo apparecchio. E tu? Non lo so, ancora non lo conosco. Chi?
parole, insomma. Come dicevo a George, lavoro molto, ma per il resto tutto bene. E tu invece come va? Oh, guarda, no, tutto molto molto ingarbugliato, molto, molto confuso, ti devo dire, si tira avanti. Ma la mia, credo che diventerò pazza. Cerco la privantiglia e non la trovo. Ma è sciocca, è incapace di mettere un oggetto al suo posto. Senti, che mi dici se lo porto di là mentre aspettiamo? Certo, mi faresti un piacere. Beh. E puoi dire a loro che è vivo, ma ci sono tante cose da fare che ho solo due mani, quindi... Ah, e puoi chiedere a Jacques dove ha messo questo altri bottiglie. Cercherò di ricordarmi. Sì? Non li attacchi. Charlotte. Sì? Puoi chiedere a mio fratello di venire a prendere la telefonata di qua. È per lui. È una persona molto maleducata. Va bene. Grazie, Charlotte. Sei iper simpatica. Bisognerà che mi cambi. Sembra una donna di casa conciata così. Rilassati. Calmati, Martina. Chi è quell'architetto che ha progettato un corridoio così stretto e buio? Sarebbe da prendere a schiaffi, sai? Se pensi che lo sappia. Sì, pronto. Bene, buongiorno. Com'è che avete avuto questo numero? Certamente, non ho dimenticato. Assolutamente. Parola d'onore. Evidentemente. Condivido completamente questo vostro modo... Stavo giusto di passare stasera. Allora siamo d'accordo, a più tardi. Questa è la seconda volta oggi. Una volta a casa mia e una volta qui. Il clima comincia a diventare molto pesante. Questi chi, scusa? Se te lo dicessi non cambierebbe niente. Non lo conosci nemmeno. Mia Martina, non è questo il momento delle spiegazioni. È molto semplice. Hai bisogno di soldi? Ah, se tu che l'hai chiesto, avrei bisogno di trovare almeno 5.000 franchi stasera. Con 5.000 li addolcisco, li calmo. Mettiamola così, Martina, mi sono cacciato in un casino. Non vedo che cosa ci sia di strano. Tu sei sempre nei casini. Non essere così categorica, Martina. Non fai che dire sempre o mai. Non riesci a dire altro. Con te non si può parlare, generalizzi. Ed è un errore, vero? Te l'avrò detto migliaia di volte. Non condannare le persone in anticipo. Le possibilità possono essere più di una. E non di rado le cose possono cambiare in modo imprevedibile. Magari un giorno sarò io che ti presterò dei soldi e tu sarai ben contenta di avermi al mio fianco. Ma tu mi presterai dei soldi, eh? Sì, ma quando? Ma si può per dire? Che cosa vuoi? La data esatta! Io comunque non ti do un soldo, di questo sei avvertito. È una vera gioia poter contare sulla propria sorellina. No, hai contato fin troppo su di me. Caro mio, io e Charles siamo stati fin troppo buoni con te. La gentilezza ha dei limiti. Devo dire che è molto simpatico, sai, il nostro personaggio televisivo. Con la sua storia è riuscito a prendermi, mi ha affascinato. E fa piacere poter incontrare un pezzo grosso del suo livello. Si sente che parla bene in pubblico, ha una parlantina notevole. E sai cosa ti dico? Che guardandolo in televisione non credevo che potesse essere tanto divertente. Ma certo che è divertente! Lo è ancora di più quando lo conosci personalmente. Non assomiglia affatto al personaggio che interpreta in TV. L'abito non fa il monaco, caro mio. E di certo tu lo conosci meglio degli altri. Ma vuoi ben dire? Comunque questo non ti riguarda. Bene, bene, bene. Qui gattaci come, come si suol dire. E a quando risale questa storia? Ti ho detto che questo non ti riguarda, lasciami in pace. Ma quanto pare ognuno ha i suoi scherzi nell'armadio. Tu non sai niente. Puoi dire quello che vuoi, ma non cominciare a snervarmi, Fred. Oh. Non ci sarebbe il modo di spillargli 5.000 franchi, visto che lo conosci tanto bene! Non essere ridicolo e dammi una mano piuttosto, sono completamente stravolta! Tutti se ne fregano di questa serata, a parte Jacques che è ansioso senza fare niente. E poi bisogna che mi cambi. Ma
Ma perché ti vuoi cambiare? Perché mi sono mancato. Ma che cose? Ma qui, dappertutto. Pronto? Marilyn, è la terza volta che chiami per dirmi che arrivi. E allora arriva, cazzo! Sì, sono arrivati. Ah, non avevano che un'ora e mezzo di ritardo loro. Senti, hai dei contanti? Li puoi trovare? No. Non importa, ci vediamo dopo. Ciao. Che fai? Dov'è Martin? È salita a cambiarsi, se era macchiata. Ascolta, Jack, sono nei guai, potresti prestarmi... Ma come? Lei non si sporca mai. E ha lasciato tutti gli ospiti da soli, sì, per andare a cambiarsi. E poi lui ha fatto, lo si è capito benissimo, da un paio di battute che ha fatto sul cibo. È molto carino, divertente, però sa farsi capire benissimo. Ha fame! Cavolo, anch'io ho fame a quest'ora. E Giorgio di là che sta facendo di tutto per raffreddare l'atmosfera, ci si mette anche lui. Uno si spacca il culo per aiutare gli amici, questo è il risultato. E Marilyn, anche lei, dove si è cacciata la tua fidanzata? Sì, ha appena chiamato e sta arrivando. Allora, Jacques, mi hanno messo alle strette, non avresti un po' di quadrini? Voi mi piantate il naso con quelli di là, io l'ho capito, perché io non so più che cosa dirgli. È un'ora che sto cercando qualcosa da raccontargli, sono anche partito pieno di buona volontà. Mi sono venute in mente due o tre cose che ci avevano fatto tanto ridere all'epoca, però, e a parte questo. Comunque, io ho anche la tappezzeria, però, questi lunghi silenzi, comincia a essere peloso per tutti. George, sono nei guai, hai dei soldi? Molto poco, praticamente niente. Mi sono cacciato in una situazione brutta e comincio a sentire puzza di bruciato. Perché? Che è successo? Ho giocato sulla parola. Ah, bene! Non avevo soldi, ho perso. Loro l'hanno presa molto male. È naturale, è una cosa che non si fa, si giocano i soldi che ognuno ha con sé, capisci? Sì, e allora? Allora hanno detto, ultimo termine stasera. Naturalmente è inutile sottolineare che loro non hanno un grande senso dell'umorismo in questi casi. Non facci caso, George. Sono tutte scene per spilarmi dei soldi. Ascolta, mi sono fatto fregare da persone che non scherzano, e questo è un fatto, Loro sono come te, ma pericolosi. Ma per sapere soldi, cazzo, sono sotto pressione, ho il coltello alla gola, lo capisci o no? Sono costretto a chiederti dei soldi e tu stai lì a farmi la morale. Io non ho detto niente, George. Ho detto qualcosa. È incredibile. Sono anni che mi rompe le scatole con queste storie di poker, di cui a me non me ne frega un cazzo, storie di truffatori, truffati. Sono tutte scuse per sfilarmi dei soldi. Infatti finisce sempre dicendo, sono costretto a chiedere, non usa più neanche il verbo prestare, tanto sa benissimo che non mi restituirà mai. Mi devi 70.000 franchi, Fred, dico 70.000. Non so se me li renderai. So soltanto che mi racconti un sacco di frottole e finisci ogni volta dicendo sono costretto a chiedere, ma credi ancora di impressionarmi? Io non ti sto facendo la morale, io non voglio che tu cambi vita. Voglio che tu cambi banca. Io non sarò più la tua banca e neppure tua sorella, e questa non è una regola morale, ma una disposizione economica. Si fa montare la testa da mia sorella quando lui non ha certo problemi di soldi. George, tu te l'ho già chiesto, vero? Non hai niente, sei a secco, capito bene? Hai capito benissimo. Allora mi volete morto? È vera questa storia? Ma certo che è vera! Guardami bene, Fred. Questa è l'ultima volta. Grazie. È tutto quello che hai, sicuro? No, sei stato anche troppo generoso. Grazie, Jack. Con questo dovrei calmarli almeno per un po', vedo. Sì, Jack. Forse mi sbaglio, ma a me sembra di sentire puzza di bruciato. Ah, sì? A me sembra tutto normale. Fred, senti qualcosa? Non ho un gran naso io, non in senso stretto,
Il naso ce l'ho, è anche grande, come si può vedere. Ma l'ho fatto completamente azzerato. Spengo? Potrei spengere. Voi che dite, sarebbe meglio che spengessi? Ah, non lo so. Se è un piatto che va mangiato bruciato, allora è meglio lasciarlo lì a bordo. Io non sento niente. Sì, qualcosa. E Martin, dov'è? Dov'è? Che si fa? Guarda! Guarda cosa? Guarda le trafoglie. Oh, cazzo, è tutto nero. Fred, corri a chiamare Martin. Ah, no, non posso, mi aspettano. Ho un appuntamento. Faccio il babbo. Torno subito. E mi raccomando, aspettatemi per cominciare. Ma basta aspettare, tanto peggio per i ritardatari. Martin! Martin! Spesso è magnifico. Hai notato che nessuno ha toccato il gelato? Per forza si sono riempiti di pistacchi. L'avevo ordinato apposta. Era una buona idea, ma avevo immaginato freddo. Non è drammatico, eh? Adesso lo metto in frigo e domani... Sì, è sempre la solita storia, ci sono troppe porterà. Si riempiono più gli occhi della pancia, una pensa... Faccio questo, poi faccio quello, e poi va a finire che nessuno ha più fame. C'erano davvero troppi antipasti. Vi siete riempiti di pistacchi prima di cena, io l'ho detto mille volte, l'ho detto a te, e all'inizio della serata l'ho detto anche a George. Ma no! Non mi parlare di George, ti prego, non mi parlare di George! Non lo posso più sopportare, mi esasperi. Sempre a fare osservazioni, non gli va mai bene niente. Ne ho fin sopra i capelli delle sue aree di superiorità. E poi comincio a non poterne più di questa coabitazione. Bisognerà che se ne vada un giorno, no? Non abiterà mica sempre qui con noi, eh? E rassicurami, Jacques, gli stiamo semplicemente dando una mano. E allora quando se ne va? Devo buttarlo fuori? Potrebbe avere il tatto di andarsene da sé. Jacques! Potremmo stabilire una volta per tutte che la prigottiglie sta qui. Tu non lo rimetti mai a posto, ora lo sai, sta qui. Va bene, la prigottiglie sta qui. Ma che hai? Sei così agitata. Cosa provvisoria. Ma provvisorio, per lui è quello che significa per gli altri. Capirai, per uno che usa le parole così, come gli pare. Ma sì, ma certo che sa cosa significa provvisoria. È che si trova in una situazione difficile in questo momento, non è che si diverta. Ecco, ti prego, Martina, non essere così meschina. Piuttosto io ti vedo sempre così nervosa. Ma che ti succede? Sempre così astioso. Così pesante. Non dice una parola durante tutta la serata. E poi tutto ad un tratto salta su come un malato di me. È sempre il suo solito circo. Solo che questa volta si è trovato davanti uno che gli tiene testa, si è trovato davanti una persona per bene. Non so se hai notato come si è comportato. Un'eleganza, una classe. È di un altro mondo. E poi ha avuto successo, lui sì che ha avuto successo. E non se ne vanta. George è in una situazione delicata in questo momento. Ma tutti siamo in una situazione delicata. Tu sei in una situazione delicata. Tutti in generale. La vita
capite? È una situazione delicata. Ah, a proposito, mio fratello ti ha chiesto dei soldi? Sì. Io non le ho dato un soldo, ti avverto. Nemmeno io. Abbiamo della tisana in casa? Della tisana? Marilyn ha chiesto una tisana. Una tisana? Una tisana, sì, ma che c'è di strano? Una tisana? No, non abbiamo tisana qui. C'è un bel secchio d'acqua gelata, se vuole. Una tisana, adesso vuole una tisana. Capirà, forse per calmarsi un po', visto che è stato tutta la sera a dimenarsi. Il fratello non ne vuole per le troiette che mi lascia spavaldita. Ha 40 anni e ne colleziona ancora. Non cambia lui, non cambia. Ho una sete stasera, non riesco a smettere. Ho la gola prosciugata. Comunque, a parte questo, la serata è andata bene, no? Vado a portare questo di là. A proposito, anche tu trovi questa Marilyn affascinante? Certo, come tutti. Sarei un ipocrita se dicessi il contrario. Lei è molto... No, sì, ti prego, ho capito. Ah, è qualcosa di forte, tipo grappa. Perché di là una palla è rottura di palle, guarda, ho bisogno di buttare giù qualcosa di alcolico. Adesso si sono messi a parlare della situazione immobiliare. Perché investire nel mattone, quanto si guadagna in 5 anni, le riduzioni di imposta. Ma cosa cazzo me ne può fregare a me che non ho neanche un appartamento? Oh, a malapena un divano letto, non posso neanche aprirlo. È lì sul tavolo fra le altre bottiglie. Ah, sì, Ho incrociato Martin prima. Sembra che mi apprezzi sempre di più. Martin è arrabbiata con te e la capisco. Sì, ho visto che mi lanciava dell'occhiataccia. Sì, dai, caro mio, è normale, bisogna capirla. Sì, lei è preoccupata per lui, è chiaro, l'ha invitato e si sente responsabile. Veramente sono io che l'ho invitato. Sì, ma lei è la padrona di casa, è chiaro, no, che ci tiene. Vedo che hai capito perfettamente la situazione. Ci tiene. Oltretutto è sfinita. Ha avuto una giornata tremenda. Si è dovuta occupare dei bambini, seguire la casa, preparare la cena, ma avrebbe tutto il diritto di passare una serata rilassante. Ma sì, certo. Passami un po' di grappa, ti faccio compagnia. E poi è sempre così nervosa, ma io stesso faccio fatica a capire perché. Certo, sta dietro a tutti, Sta dietro a te, a suo fratello, alla donna di suo fratello. A proposito, hai visto che coccolfino quella Marilyn, no? Anzi, proprio un gran pezzo di gnocca, veramente una figliola eccezionale. Possiede un enorme capitale. Mi sembra anche che ne sia consapevole. Ci investe tutto lì sopra. Al suo posto investirei anch'io su quel culo. Sì, ma un bel culo, quanto dura? Fra pochi anni sarà costretta a rifarselo, le costerà un sacco di soldi e poi avrà 40 anni di tempo per ripensarci. È un investimento da imbecilli. Non riesco a crederci. Venite ragazzi, di là stanno organizzando un'orgia a tre. Sì. Come sarebbe un'orgia? No, ho detto una cazzata. Però è vero che lui di là è molto su di giri, Beh, lo capisco, le donne sono rimaste completamente affascinate da questo suo modo di fare. Gli uomini anche. A parte Charlotte, che ha l'aria di averci fatto l'abitudine. La quotidianità logora, evidentemente. Comunque, lei si limita a scuotere la testa, come a dire, tanto lo conosco quello lì, ma sempre in tono tranquillo, delicato. Io oramai l'ho capita, sta benissimo di avere a che fare con un galletto che si ripassa a migliaia di galline. Ma è incredibile, quello che ci viene a raccontare. E così le donne sono affascinate. Sì, soprattutto la tua e la mia. A proposito della tua, scusa se mi permetto, ma è proprio un bel bocconcino la tua Marilyn. Sembra una ragazza a posto, che fa? La puttana. Proprio quello che pensavo. È una professionista? No, è tutta naturale, spontanea. L'ho trovata bella e pronta e confezionata. Perfetta. Ci siamo piaciuti subito e non ci lasciamo più da 4 giorni. Tranne quando gioco. E siccome ultimamente ho giocato spesso, Quindi niente di definitivo ancora? No, la cosa sta ingranando, piano piano. Stiamo a vedere, ecco. Che bevi? Grappa alla pera.
è per George, ma gli sto facendo compagnia. Allora io faccio compagnia a te, che fai compagnia a lui. Personalmente ho trovato la cena estremamente salata, eh. Però la cuoca era adorabile. Sei molto allegro stasera. Conosci George, no? Lui è l'opposto dell'allegria. Sì, certo, ma stasera è più spento del solito. Ma che avete tutti quanti? Perché volete a tutti i costi che io sia allegro? Ma io non capisco perché date tanta importanza a queste cose. È sempre una questione di essere sorridente, allegro, in piena forma. È un'ossessione, eh? Io non ho certo ricevuto buone notizie. Non ho vinto all'otto e non ho da vendere niente a nessuno. Quindi non ho nessun motivo per essere particolarmente allegro. Sono un essere umano io, non un animatore. Solo in televisione si vedono persone scoppiare a ridere a comando come dei cretini. Nessuno ti sta chiedendo di ridere a comando come un cretino. Ti si domanda semplicemente di non raggelare l'atmosfera, che è una cosa diversa e comunque meno impegnativa. È vero, hai portato un'ondata di genere la serata e non mi sono neanche spiegato il perché. E mi rincresce dirti che lui si è comportato con grande classe, sai, con un grande senso di humor. Conoscendo il soggetto, avrebbe potuto anche infierire, no? Certo, ma non l'ha fatto. È una di quelle persone che seguono quelle vecchie strane regole che consistono nel non rovinare la serata agli altri. Certo, avrebbe potuto schiacciarti. E la maggioranza delle persone era dalla sua parte. La maggioranza? Mm-hmm. Ma quale maggioranza? Quella che ritiene che la terra è piatta o quella che si infila una piuma nel culo perché va di moda? Ma che cos'è che non ti piace di lui? Celebre, pieno di quattrini, ricco e non se la tira nemmeno. A me pare che ti piaccia molto. E io questo non ci vedo niente di male. È una questione di gusti. Neanche io ci vedo niente di male. Ma che cos'è che non ti piace? Praticamente tutto. Davvero? Addirittura? Sì, io non ho niente da dirgli. Non siamo dello stesso mondo. Però voi eravate tutti e tre molto amici all'epoca. Niente affatto. Ma certo che eravamo amici. Eravamo culo e camicia 10 anni fa. Guarda, è difficile capire come stanno le cose fra voi due, eh? Oh, guarda, lui ci ricama sopra molto per la circostanza, ma io non ho il ricordo di un'amicizia così profonda. Quando abbiamo smesso di vederci, nessuno ha pianto, che io mi ricordi. Tutti l'hanno trovata una cosa molto naturale. Allora, permettimi di ricordarti, visto che hai dei buchi di memoria, che abbiamo smesso di frequentarci per solidarietà con te. Dovresti riuscire a ricordarlo se fai un piccolo sforzo. Eri amareggiato, deluso, perché Charlotte si era messa con lui e non con te. Questo ti aveva ferito. E noi abbiamo smesso di frequentarci per solidarietà con te perché tu non volevi più vederla. Oh, vabbè, non importa, non è questo il punto. Ma è la verità. Cosa? Per un motivo così stupido. Sai, da giovane esiste lo spirito di gruppo, si prende partito, però poi abbiamo preso le distanze e abbiamo capito che si trattava soltanto di stupido orgoglio, romanticismo, niente di più. Certo, uno si aspettava di vederlo con una Miss Mondo, senza cervello, mica con una ragazza intelligente. Adesso che hai preso le distanze potrete anche riprendere a frequentarti, no? La storia potrebbe ripartire su basi solide, suppongo. Sì, credo che sia possibile. Adesso. Chissà quante belle seratine in prospettiva, eh? Non sarai obbligato a venirci. No, in effetti mi asterrò. Purtroppo, però, finché sono costretto a dormire sul divano del tuo soggiorno, difficilmente potrò farlo. È una cosa provvisoria, no? Troverai un appartamento prima o poi. Sì, e a pensarci bene, forse è anche il caso che mi metta a cercare sul serio. Bene, vedo che c'è un'atmosfera fantastica, qua dentro. Io torno un attimo in salotto. Jacques, dimenticavo. Prima lui di là mi ha chiesto di, due volte di seguito, di fare un pokerino, ecco. Non c'è motivo di non fargli piacere. Quindi vado di là e ci facciamo una giocatina, ecco. Hai capito? È lui che l'ha chiesto. Fred, ascoltami bene. Ti avverto amichevolmente. Un pokerino sì. Ma con i fagioli, niente soldi, siamo d'accordo? Un gioco di società, non un'imboscata. Ma dai, che cosa siamo? Dei selvaggi?
Non ti capisco, George. Ciao, sono io. No, non ti ho potuto chiamare prima perché sono a cena da vecchi amici. Insomma, così. Era tutto molto salato, sì. Ma qua ho messo un sacco di sale. Stanno tutti cercando una caraffa d'acqua disperati. No, no, andrà ancora avanti per molto. No, no, non importa che mi aspetti prima. Davvero. Sì. Senti, adesso devo riattaccare. Magari ci vediamo dopo. Va bene. Ok. Ciao. A dopo. Ciao. Oddio! Mi hai fatto paura, ma dov'hai? In terrazza. Io ho lavoro a sera. L'avevo assolutamente bevuto. Era tutto molto buono, però così salato ci picchia. Sì, si sentiva che veniva dal mare. Questo pesce. Hai sentito la mia telefonata? La tua telefonata, cioè? Dai, lo sai benissimo, ero al telefono un attimo fa. Non mi hai sentita? Eh sì, l'ho sentita. Scusami, ma non ho potuto arrivare. Comunque puoi contare su di me, eh? Io sarò molto discreto, come si dice in questi casi. No, no, guarda, puoi fare quello che vuoi. Non ci sono segreti, è questo che volevo dirti. Bene. Io non mi nascondo a nessuno. Ho capito. Non vorrei che ci fosse un malinteso. Quindi, tuo marito è corrente? Sì. E che cosa siete? Una coppia libera o...? Se vuoi. Però abitate sotto lo stesso tetto. Esatto, vuoi sapere qualcos'altro? Sì. Non è che conoscete che hai tante relazioni, un bilocale confortevole, arredato e con un affitto irrisorio, perché qui siamo alla brutta, sai? Scusa, ma come vivi se non sono indiscreta, eh? Lavoro part-time in un'agenzia di viaggi. Ah, ed è interessante. Una miniera. Avete delle belle riduzioni sui voli. Io ho paura dei bei. Peccato. Senti, ti piace giocare a carte? Dipende, perché? Perché di là stanno per organizzare una partita a poker, l'ha proposta tuo marito. Ah, sì, lui adora il poker, eh. È affascinato dal gioco. E allora si può dire che con freddo è cascato proprio bene. Perché? A te non piace? Ma così mi piace vedere una bella partita ogni tanto quando cavo. Sì, ecco. Anch'io quando proprio non riesco ad evitarlo, ecco. E della tua amica Martin 10 anni dopo, che cosa ne pensi? La mia amica Martin? Devo dire che è molto cambiata. Si è realizzata. Me la ricordavo molto più timida. Sì, si è realizzata nel matrimonio, sai, la casa, i bambini. La realizzazione classica. È sempre meglio di nessuna realizzazione. Sì. È quello che deve avere pensato anche lei. E tu di figli non ne vuoi? Sì, sì, certo, ma c'è tempo. Sono a un punto del mio lavoro in cui non posso permettermi di fermarmi, quindi... Ah, sì, il tuo famoso giornale. Perché è famoso? Sai, Fred è fratello di Martin, che fra l'altro è incantato di aver fatto la vostra conoscenza. E se vale l'obbligo di te del tuo giornale prima? Non è il mio giornale, è di mio marito. Ah, davvero? È il suo giornale? Sì. Ah, ok, ma allora è tutto più chiaro. Io sai, non sapevo che cosa ti potesse trattenere da lui. Ah, allora? Che cos'è che mi trattiene da? Avete semplicemente degli interessi in comune. Sì, come capita spesso in una coppia. E tu puoi anche evitare di propinarmi certi sottintesi. Ti ho già spiegato che tra me e lui la situazione è molto chiara. Quanto al mio lavoro, io lo faccio molto bene e il mio datore di lavoro è soddisfatto. Semplice, no? Ah, sì, sì, è una scelta. Una scelta come un'altra, questione di gusti. Personalmente trovo che ci manchi un pizzico d'amore. Ah, sì? Un pizzico d'amore, dici? Scusa,
Potresti spiegarti meglio? No, perché tu che sei tutto d'un pezzo potresti darmi dei consigli. Magari la prossima volta potresti darmi un voto migliore, eh? Ma non è faticoso essere sempre, sempre migliore di tutti? 10 anni fa, quando ti ho conosciuto, eri esattamente così. Tutto solo, sulla tua torre, con la verità sotto il braccio, rigido e intrattabile. E 10 anni dopo ti ritrovo allo stesso punto, il mondo sempre così vile e corrotto. Che noia. Ma non ti sembra sempre, sempre la stessa luce? È la sola che conosco. 10 anni fa, se tu mi avessi detto di sì, a quest'ora saresti con me sulla mia torre. Vado a vedere a che punto sono di là. Passano questa natura. Comunque, a
dire la verità, lui non è che poi sia così interessato, ecco. Ah no? Cosa mi dici? Cioè, vuoi dire che a lui non interessa? No. Dicevo così per dire, non ha importanza, lascia stare, dai. Mi hai fatto paura. No, tranquilla. Va a finire che finisco per non invitare più mio fratello. Mi porta chiunque in casa. Mi porta anche tutti i casi umani, non che io abbia niente contro i casi umani, al contrario, ma il problema non è questo, è che lui fa presto di dare con le persone, capisci? Si appassiona. È un tipico pesci. Amano tutti i pesci. Non vi somigliate per nulla a tuo Fred. Ah no, assolutamente, cioè, gli voglio molto bene, lo amo moltissimo, è mio fratello, ma siamo diametralmente opposti. Non posso dire di conoscerlo bene, però mi piace, sì. Sì. Sai, io ho due figli, sai cosa vuol dire avere due figli? Lo immagino. Ecco, mi preoccupo quasi più per lui che per tutte e due i miei figli, sì. Deve essere difficile, sì. Bisogna sorvegliarlo come il latte sul fuoco. Non ti sto a dire il resto. Vuoi un bicchiere d'acqua? Ah, del gelato? No, grazie. Preferisco un bicchiere d'acqua. Ma è il gelato, no? No, grazie. Senti, ma Giorgio è molto tempo che abita da voi? Due mesi. Quasi due mesi. All'inizio è per 8 giorni e poi... Ma non so se lo sai, ma stava da più di 6 anni con una donna. E tutto andava molto bene, una molto razionale. Esattamente ciò di cui aveva bisogno, una che lo tenesse con i piedi per terra. E tutto andava molto bene. Poi all'improvviso, ma proprio così, dall'oggi al domani, l'ha lasciata. Ma proprio dall'oggi al domani, Il signore ha avuto un'illuminazione, ha fatto le valigie ed è partito. Ha lasciato tutto. Ma c'è a capire qualcosa, noi non ci abbiamo capito niente. E non vi ha dato nessuna spiegazione. Niente. È piombato qui e ci ha messo con le spalle al muro. E Jacques, che non sa dire di no, gli ha detto di rimanere. E presto, lo conosci. D'altra parte non potevamo rifiutargli un tetto. Siete i suoi amici e abbiamo lavoro. Certo, ha fatto bene. Senti, Charlotte, posso farti una domanda? Certo. Ma mi devi rispondere molto sinceramente. Va bene. Me lo prometti? Te lo prometto, sinceramente. C'era davvero troppo sale? Se la prende per nessun motivo e vorrebbe che non ce la prendessimo neanche noi. Ah, no, ogni volta è sempre la stessa storia, no, non è possibile andare avanti così, non è possibile. Hanno completamente perso la testa tutti e due. Appena hanno parlato di giocare di soldi, hai sentito, no? Io gli ho detto immediatamente la mia opinione e me ne sono andato di brutto. Io me lo sentivo, non volevo che la serata degenerasse. No, davvero, guarda, non... Io avevo previsto tutto, per filo e per segno.
Ma ce lo vedi tuo fratello che gioca con i fagioli? Un pocherino! Vale 100 franchi un fagiolo a quest'ora! È come se si fossero sprecati a vicenda! Per non parlare di questa Mary, che sono 2 ore che non si muove dal tavolo e butta di continuo benzina sul fuoco! È chiaro, è talmente eccitante un combattimento tra i galli. È pietoso. Sono delusa, molto delusa. Non esagerare, troveremo una soluzione. Dovranno smettere prima o poi, sono le 3 di notte. Non vale la pena piangere. Ma sì che ne vale la pena, l'attenzione mi fa bene. Che? Ma di tutto! Lasciami stare, mi passerà, sono troppo nervosa adesso! Facciamo una breve ma chiara. Io vi ringrazio tutti e 2 per il servizio che mi avete reso, ero nelle feste e mi avete ospitato. È stato molto gentile da parte vostra, però non siamo più dei bambini e sappiamo benissimo che queste situazioni non possono durare in eterno. In più, io sento anche di avere pesato molto sul vostro menage. E quindi, me ne vado. Potrei usare il telefono, vorrei cercare una bella. Così di corsa? Io sento la necessità di andare via, perché comincio ad avere sonno. E non puoi dormire qui? No, perché ci sono 2 tizi che giocano a poker su quello che dovrebbe essere il mio letto. E comunque avevo deciso di andarmene domani mattina, quindi anche se vado via adesso cambia poco. A quest'ora? La partita non è finita e io ho sonno, te l'ho detto. Va bene, fai come ti pare. Accomodati, usa pure il telefono. Grazie. Ah, vado a prendere l'elenco. George, a che punto sono di là? Vince sempre Fred e sempre di più. A parte questo, Marilyn alimenta efficacemente la tensione e Charlotte si è addormentata in un angolo. Guarda quel naso, è tutto compreso nel suo orgoglio, eh? Ci si aggrappa tenacemente. Molto divertente il quadretto. Imbecille! Ti prego, Mary, dai, su, Martin. È contento lui, lo vedi? No, no, io non sono contento. Io sono davvero felice. Martin. Adesso bisogna che tu me lo dica. Io dall'inizio della serata non ti riconosco più, non capisco più nulla. All'inizio eri sorreggitata come una ragazzina, adesso sei ferita come se qualcuno ti avesse fatto del male. Ma che succede? Dici di essere stufa di tutto, ma che succede? Sembra che qualcuno ti abbia veramente fatto del male. Ma no, sono io, è la mia vita. La tua vita, cioè? Sono stufa della mia vita! Non succede mai niente qui, non si esce mai, non si fa mai niente! Io non lavoro, sono in pausa, ristagno! Ma certo, sono una brava madre di famiglia! Sai che soddisfazione! Tutti se ne sbattono delle madri di famiglia! Io volevo migliorarmi, volevo creare delle cose, essere utile! Partecipare a un'azione umanitaria, salvare delle vite, ma che ne so! Guarda Charlotte, lei lavora, incontra gente, ha un ruolo importante, è al centro del mondo! Lavora anche tu, se vuoi! Sì, certo, ma che cosa vuoi che faccia? È troppo tardi ormai! Non capisco. Non ne parliamo più, mi passerà, le cose non sono mai come si vorrebbe che fossero. Io vorrei capire che cosa ti sta succedendo. Stasera, così, all'improvviso, ti rendi conto di non essere al centro del mondo e che volevi esserci? Secondo me stai semplicemente passando un momento di depressione. Tutti ci passano prima o poi, sai, non si capisce più cosa stiamo qui al mondo a fare, siamo disgustati da tutto, è una cosa che non si può prevedere e che ti capita addosso così. Sì,
Non si sa più perché... perché siamo qui. E secondo me non è neanche una cosa provvisoria. C'è qualcos'altro che volevi dirmi? Che altro vuoi che ti dica? Lo so, non lo sai tu. No, niente. Non c'è nient'altro. Te lo direi. È colpo di grazia, come si suol dire. Io ho appena preso 11.000 franchi in un colpo solo. Con due re! Sto per stenderlo! No, Fred! Fred! Ti avverto, Fred! Sì, allora spella il numero 13. Il numero di qui? Aspetti un attimo che lo cerco. Pronto? Pronto? Stronzo! Io non ho sentito niente. Vado via subito. Ma figurati, stavo cercando un taxi. Ti fanno sorbire quella musichetta martellante e poi ti riattaccano sul muso. È davvero piacevole questo modo di comunicarsi. Scusa, tu sai il numero di telefono di qui? Sì, 455-0077. Aspetta, 455-0077. Ecco. Volevi telefonare? No, no, fai pure, devo cercare di numeri. Non ci metterò. Sì, salve, vorrei un taxi e il numero di qui è 455-0077. Sì. Cosa cerchi se non sono indiscreta? Un albergo. Ah. Sì? Ah, ok. Non ci sono taxi disponibili al momento, riprovare più tardi. Tu hai una macchina? Sì. E cerchi un albergo, Sì, un alberghetto, sai, non voglio andare a dormire. Te ne vuoi andare via, sennò? Sì, mi è presa così, all'improvviso. Scusami, proprio questo. Prego. Pronto dall'Europa? Sì, buonasera, mi scusi se l'ho svegliata, ma... Ah, non l'ho svegliata. Beh, meglio. Senta, ha la camera libera? Qualche giorno, non lo so, una settimana, forse anche 15 giorni. No, doccia. Sì, il prezzo? Sì, va bene, la richiamo, grazie e buonanotte. Mi sa che ho troppe pretese, devo abbassare un po' le mie ambizioni. Ho completamente perso di vista le tariffe degli alberghi. Se vuoi telefonare, prego. No, no, grazie, aspetto ancora un po'. Non ti preoccupare per me, Sono io che ti ho messo in imbarazzo. Non mi preoccupa affatto. E non mi hai messo in imbarazzo. Non lo dicevo solo per essere gentile. Ah, allora deve essere la mancanza di abitudine. Confesso che sono rimasta molto sorpresa. Noi due non riusciamo a comunicare, vero? Già. È sempre stato. Ti ricordo. 10 anni fa era pure peggio. Ma a quell'epoca non ci facevo molto caso. E poi ero più concentrata su me stessa. No, no, era colpa mia. Ma anche adesso è colpa mia. Soltanto che non ho mai trovato il modo di parlare con te. Non mi pare neanche di aver fatto molti progressi. Ho sentito che sei stato molto tempo con una. Sì. L'ha detto Martino. Sì. E perché è finita? Mancava un pizzico d'amore. D'accordo, cerco un altro numero. Sì, salve, vorrei un taxi e il numero di qui è 455-0077. Sì? No, va bene, non riattacco.
ragazzo a cui hai telefonato prima. E sarà che ti sei dimenticata di lui? A quest'ora sta lottando con il sonno. No, sarà già dormendo adesso. Gli ho detto di non aspettarlo. Sei stata sincera, dite? Sì, io sono fatta così. Sì? Ah, va bene, grazie. Torni a casa. Eh? Torni a casa. Sì, io mi sono addormentata prima sul divano stavolta. Beh, insomma, mi sento un po' a disagio, già, di sicuro loro vorranno andare a letto. E comunque, non credo che si divertano molto in questa situazione. Oh, guarda, loro sono così contenti che farebbero qualsiasi cosa pur di farmi piacere. Per fare piacere a lui, vorrei dire. Sì, per fare piacere a lui. Tanto ormai io sono soltanto la donna del sultano. Sono solo un accessorio. Alla fine non mi lamento. Ci sono abituata. So che le persone possono arrivare a ignorarmi anche per tutta la sera. Anche mi aspettavo qualcosa di meglio. Una serata con vecchi amici. E invece Jacques, ad esempio, gli ha rivolto due parole tutta la serata. Beh, comunque colpa mia, sono io che mi aspetto sempre qualcosa di più rispetto a quello che accade da me. Pronto? Sì, vorrei un taxi. Ah, sì, grazie. Hai trovato un taxi? No, non ci sono taxi disponibili. Mi dispiace, Charlotte, sono mortificato, e anche Martino. Non pensavamo che la serata ci sarebbe sfuggita di mano in questo modo. Fred non si rende conto di quello che fa. Ci siamo sempre trovati in un mare di guai con lui. Si comporta da irresponsabile. Non è grave. Mi dispiace, sono mortificato soprattutto per tuo marito. Sta perdendo un sacco di soldi. Ma non prendertela, non è la prima volta che gioca. Gli piace moltissimo. Però guarda, non so che dire. Mi vergogno da morire per Fred. Non abbiamo mai saputo dove battere la testa. Ma ti ha detto che non è grave. Permetti, sto parlando con Charlotte. Non è grave. Mi dispiace, ma secondo me è grave. Tu sei carina, lo dici per assicurarmi, ma è molto grave. Sono io che ho evitato tuo marito, e del resto ho evitato anche te. Non volevo certo ficcarti in una trappola. Senti, te l'ho detto, credo. Mio marito è un giocatore in calibro. Gioca spessissimo, a volte vince, a volte serve. Ma tu non te la devi prendere per questo, e poi non potevi farci niente. Non potevi mica prevederlo, no? Come no? Avrei dovuto, conoscendo Fred, avrei dovuto prevederlo, e senza criterio. Se avessi riflettuto un po', non l'avrei invitato. Ma come? Nel senso, sei a casa mia, sai che detesto gli imbrogli. E alla prima occasione ti ci butti dentro al capofitto. No, è penoso vedere come passa la sua vita cercando di truffare gli altri. E allora? A te che ne importa, se non bene a loro? Non ho chiesto la tua opinione, tanto lo so che per te va tutto bene. Ma io me ne frego, sai, ma sì, faccia pure quello che gli pare. Ah, ma non a casa mia, eh. Ma per chi mi ha preso, dico? Per chi mi ha preso? Se vuoi te lo dico io. C'è una definizione che mi viene in mente. E quale sarebbe? Un aspirante. Come un aspirante? Un aspirante a qualcosa. Senti, io non ti capisco e non sono dell'umore giusto per le tue sottigliezze. Se devi parlare, parla chiaramente. Sentite, forse mi disturbo. Se volete parlare... No, no, Charlotte. Qui sei a casa tua. Ho visto come preparavi la serata, l'impegno che ci hai messo. E mi sono domandato se per caso tu non stessi cercando un lavoro. Tu cerchi un lavoro? No, io non cerco un lavoro. Io ce l'ho un lavoro. Per favore, parla direttamente, continuo a non capirti. Charlotte ti ha ripetuto 3 volte che tutto questo non aveva importanza. 3 volte. Non l'hai ancora capito. Lei lo conosce, no? È suo marito. Perché hai tante precauzioni per lui? Lo tratti coi guanti, cammini sulle uova. Che cosa hai paura di perdere? La sua stima. Hai capito nell'arco di una serata che ti sarebbe stata indispensabile? E che cosa sei disposto a fare pur di conservarla? No, no, non mi guardare con quell'aria così indignata, sai. Tu mi ricordi le persone che stanno ore sotto la pioggia a aspettare una persona a cui chiedere l'autografo senza sapere se questi sia un premio Nobel o un presentatore del merito. Tu non lo conosci e lui d'altra parte non conosce te.
però tu lo difendi da tutto e da tutti come se fosse il più intimo dei tuoi amici. E poi se fosse anche così, è così grave che perda dei soldi a poco. Gli mancano forse i soldi. È uno scrittore, un politico, un giornalista, un intrattenitore televisivo. Di certo guadagna parecchio. Non è questo il punto. Qui siamo a casa mia e nessuno deve essere truffato a casa mia. Ma chi ha parlato di truffa? Tu sei l'unico a parlare. Chi è che insinua davanti a Charlotte che suo marito si sta facendo derubare? Io non ti permetto di dire questo, Jack. Guarda, Charlotte, io ho visto giocare Fred per 2 ore. Non bara, credimi, gioca correttamente, non ha forzato nessuno. Non ci sono vittime, Jack. C'è una persona che ha bisogno di soldi e li sta vincendo. Non c'è niente di immorale in tutto questo. E se tu non fossi così cieco, anzi dovrei dire meglio abbagliato, forse lo capiresti anche tu. Questa è la tua opinione. Io ti invito a smetterla di dirmi come sono o come dovrei essere. Sono completamente stufo di queste tue reazioni. Ecco fatto. Sì. È finita la partita? Sì, bella partita, davvero una partita memorabile. Ho ottenuto tutto quello che volevo, disgraziatamente per lui. Del resto ha giocato bene. Ma le carte giravano per me stasera. Quanto hai vinto? 80.000. Cosa? Cosa? 80.000! Tu credi di essere furbo, Fred? No, Jack, ti prego, non devi permettere tutto questo. Me ne sto occupando, Martin. Me ne sto occupando. Che cosa hai in mente di fare, Fred? Non vorrei prenderti tutti quei soldi. Li ha già presi, gli ha appena dato un assegno. Ti ha dato un assegno di 80.000 franchi? Li ha persi, me li ha dati, che c'è di tanto straordinario? E tu pensi che io ti consenta di truffare in questo modo la gente a casa mia? Oh, eccoci coi paroloni, si ricomincia coi paroloni. Sì, truffare, esattamente. Non cominciare ad alzare la voce, Martin, non facciamo piazzate. Sì, ho vinto, non ne facciamo una tragedia. Non è questo quello che intendevo dire. Però è quello che volevo dire io. Hai l'assegno? Voglio vederlo. Certo che ce l'ha, l'ho visto che lo prendeva. Ce l'ha e come? Chi dice di no? Calmati e fatti una doccia fredda. Certo che ce l'ho e me lo tengo. Non ti voglio più vedere in questa casa. È l'ultima volta che metti piede in questa casa. Vabbè, è l'ultima volta. Ma davvero, Fred, vuoi tenerti tutti quei soldi? Non ti sembra che questo giochetto sia durato anche troppo? E non sei meritato questa sera. Sai, io ti ho visto giocare, hai fatto una bellissima partita ribaltando completamente la situazione. Hai avuto molto sangue freddo, ma soprattutto hai avuto fegato al momento opportuno. Per quanto mi riguarda è tuo questa sera. Grazie, George. Martin, posso usare il telefono per chiamare un taxi? Certo, usa pure il telefono, fai quello che vuoi. Grazie, molto gentile. Fred, quanto mi devi? Ecco dove va a parare. Ma tu lo vedi, Fred, dove vado a parare? No, ero tutto preso dalla mia euforia e non ti stavo ascoltando. Ti sto chiedendo quanto mi devi. 70.000. Adesso capisco dove vuoi arrivare. Adesso io ti faccio un assegno da 10.000 franchi e tu mi dai il tuo in cambio. Visto che mi devi 70.000 franchi, adesso salderai il tuo debito. Se io me ne andassi, per esempio, come se niente fosse. No, tu non te ne andrai da qui prima di avermi restituito quello che mi devi. Lui ti ha pagato quello che ti doveva, no? Adesso tu pagherai a me quello che mi devi. Ma tu non mi impedirai certo di andare. Sì, invece. Fisicamente? Possiamo provare, sai, eh? Possiamo tentare. Guarda, non mi fa passare. E va bene, non si può sempre vincere. Accomodati, caccia questa assegna da 10.000. Sei contenta adesso? Non lo accetterà. Pronto? Sì, salve. Vorrei un taxi. Scusi, non potrebbe essere un po' più gentile? È un sacco di tempo che aspetto. E scommetto che adesso mi riattaccherà.
È una possibilità. Ma perché non si trova mai una persona gentile? Non siamo degli animali, cazzo! Sì, per favore. Sì, aspetto. Grazie. Fatto. Tutto sistemato. Gli ho restituito l'assegno. L'incidente è chiuso. Bravo. Hai fatto proprio bene. Era molto stanco. Mi ha detto di augurare a tutti voi la buonanotte. Ah, Fred! Ci pensa lui a riaccompagnare Marilyn. È andato via. Sì, è andato via. Pronto, pronto. Pronto, pronto. C'è nessuno alla parete. Ma dove devo mandare questo benedetto taxi? Pronto? 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 Che in fondo c'è il libro dei vostri commenti, se qualcuno vuole lasciarci la mail, non gli arrivano ancora regolarmente le nostre mail e vuole essere informato degli spettacoli, così avete la possibilità di saperne di più. Noi ci rivedremo a ottobre e penso che apriremo con un giallo molto importante. Grazie a tutti.